Benvenuti, ben ritrovati, buon fine settimana. Repubblica di oggi non solo chiama attraverso la Sicilia all'Europa, ma compie proprio un vero e proprio viaggio all'interno della storia di questo nostro territorio. In particolare prendiamo spunto da questo libro scritto dall'avvocato Nino Marino, si intitola In ricordo di Michele Licari e prova ad evidenziare appunto le tracce del socialismo che da Campobello di Mazara, in particolare a Campobello di Mazara, hanno interessato la storia del nostro territorio. Un libro che è un documento davvero, insomma, avrete modo insomma, di ascoltare le dissertazioni degli ospiti di studio, non solo dell'autore ma anche degli altri che interverranno, e per quello che può valere la mia valutazione, obiettivamente apre scenari di memoria ma anche di vissuti, di spaccati di questo nostro territorio sconosciuti ai più. È un po' una sorta di amarcord. Io intanto ho in studio l'autore del libro, l'avvocato Nino Marino. Grazie per essere qua e grazie per il libro intanto, che obiettivamente consente di approfondire la propria... Il libro è di proprietà, scusate, il libro è di proprietà della CGIL di Trapani. Certo, io, certo. Collaborando anche non solo con Filippo, ma anche con altri compagni, l'ho solo scritto. Ma l'idea e la proprietà letteraria del libro è della CGIL trapanese. E infatti stavo proprio per dirlo che... L'ispirazione di questo libro scritto da Nino Marino, ma poi come proprietà intellettuale ben spiegato proprio dallo stesso autore, lo riconduciamo alla CGIL della provincia di Trapani. Non è un caso, infatti, che ho in studio il segretario provinciale della CGIL, Filippo Cutrona. E allora partiamo proprio da Cutrona, ben ritrovato. Grazie, buonasera. Perché avete sentito l'esigenza di ricordare e spiegare meglio, poi lui l'ha fatto in maniera assolutamente magistrale, l'avvocato Marino, la figura di Michele Licari. Tanto buonasera, io sono non solo felice di più, perché questa sera noi ricordiamo un pezzo di storia della provincia di Trapani e credo che ricordiamo anche tanti dirigenti del Partito Comunista che hanno fatto la storia della provincia di Trapani. Io con Nino Marino mi conosco ormai, lui lo scrive nel libro da tanti anni. Io, giovane comunista, incrocio sostanzialmente la direzione del compagno Nino Marino negli anni 80, quando sono stato eletto segretario della sezione del comune da dove io risiedo. Poi, diciamo, le mie vicissitudini personali mi hanno fatto allontanare un po' dalla politica, mi sono dedicato più al sindacato, ma non ho mai perso il contatto con Nino Marino, perché continuo a considerarlo il mio segretario. Poi, se magari avremo tempo, spiegheremo anche perché il mio segretario. E quando lo incontravo gli dicevo sempre: Nino, ma perché non proviamo a fare una sintesi rispetto a quello che è stato indubbiamente il Partito Comunista a Campobello? Io credo uno dei partiti più importanti nel panorama comunista della provincia di Trapani e mi permetto di dire anche siciliano. Magari non ha saputo cogliere quella potenzialità che aveva all'interno, perché partecipava molto meno ai giochi di potere provinciali, ma partecipava più, o per meglio dire, era più avvezzo alle beghe interne nel territorio per il dominio, come dire, e la leadership del comune. Allora, quando durante questo periodo di lockdown sono venuto per un'intervista sullo statuto dei lavoratori, ho incontrato Nino e gli ho chiesto: Nino, ma perché non provi? Mi ha detto: questa volta lo faccio per davvero. E da lì è nato questo primo approccio, ci siamo visti, abbiamo, come dire, prodotto alcune cose che magari negli ultimi anni erano un po' cambiate e nasce questo libro. E questo libro Nino fa una cosa, io dico, intelligente, e non solo perché, come dire, è la memoria storica almeno degli ultimi 30 anni della storia della sinistra in provincia di Trapani, ma poi la lega profondamente a un pezzo importante, io dico alla CGIL, ma a un pezzo importante della CGIL che è stato un grande dirigente della CGIL e del Partito Comunista a Campobello, che è Michele Licari, che proviene dal mio comune, dal comune di Campobello di Mazara, e attorno a Michele Licari si è costruito sostanzialmente a Campobello la Camera del Lavoro
e il Partito Comunista, con riferimenti nel mondo del lavoro, nel mondo anche di quella piccola e media imprenditoria che guardava al gruppo dirigente di quel paese, di quel partito, e a quel partito come inteso come sviluppo delle politiche che potessero accrescere la società. E questo ha fatto in modo che, come dire, Michele Licari in questo libro viene davvero descritto come il figlio del popolo, perché la maggior parte dei dirigenti di questo partito sono figli del popolo, sono figli di coloro i quali hanno fatto le battaglie bracciantili nella divisione del prodotto, hanno fatto le battaglie contro i fascisti, hanno fatto le battaglie per avere riconosciuto il diritto ad esserci. Battaglie che hanno prodotto conquiste democratiche. Assolutamente sì, hanno portato il mio paese in quel tempo, ma mi permetto di dire la provincia di Trapani, insieme a tanti altri dirigenti che Nino cita, ai dirigenti che poi il Comune di Campobello esprimeva, ma che trovavano rifluenze importanti nel territorio trapanese, penso a Lindo Ingoglia, penso al senatore Pellegrino a Marsala, penso a Rolando Certa a Mazzara, penso a Gianni XII a Castelvetrano, penso ai compagni del partito di Santa Ninfa, Vito Bellafiore, a Stefano Gianni. C'era un tessuto, un mosaico che quando si componeva, mi permetto di dire che forse aveva più, o per meglio dire, non aveva quello che realmente meritava quel gruppo dirigente nel panorama anche siciliano, nonostante che quel partito esprimesse fior di dirigenti. Senatore Bellafiore è stato uno dei dirigenti massimi, l'onorevole Laporta, il compianto Ciccio Laporta, è stato deputato regionale. Gioacchino Vizzini, con cui ogni tanto io vedo a Palermo perché abita vicino la CGL, sì, e ci facciamo qualche discussione, ma nella conflittualità di quel partito c'era una visione della società da riscattare, perché quella era una società che si proponeva al riscatto, non era una società che comunque lasciava che le cose andassero per come sono. Una battuta per tutti, e interrompo questo primo mio intervento. Per noi era importante il sol dell'avvenire, per davvero guardare un po' oltre, per davvero provare a migliorare la società, a riscattare le classi più deboli, e penso che quel partito, quel pezzo di società, quel pezzo di gruppo dirigente ci sia riuscito, avendo riscattato non solo nel territorio, ma avendo riscattato le classi meno ambienti, le classi più in difficoltà in tutto il territorio trapanese, tant'è che in provincia di Trapani noi abbiamo avuto anche morti per il riscatto sociale delle classi operaie. Nino cita Pipitone, io cito Biondo di Santa Ninfa, gli attacchi che abbiamo subito alle nostre sedi, gli attacchi che abbiamo subito ai nostri uomini, picchiati dai fascisti. Nino cita in maniera molto puntuale tutta questa serie di cose, e quindi io gli ho chiesto sta gentilezza. Il libro non è della CGIL, un libro di questo non può essere appannaggio della CGIL, questo è un libro che secondo me i gruppi dirigenti, quelli che ci sono, che oggi rappresentano anche altri partiti di cui non conoscono neanche la storia, perché a volte per guardare al futuro bisogna un po' guardare al passato. Diceva Togliatti, se non sai da dove vieni non sai neanche dove devi andare. Allora questo libro che noi metteremo a disposizione non solo del gruppo dirigente della CGIL, perché mi pare questo il mio, ma tutte le persone. Noi non dobbiamo vendere libri, non facciamo gli editori, noi abbiamo voluto creare questo spaccato, e Nino ha fatto bene a non circoscriverlo solamente al comune di Campobello, si è allargato anche in tutto il territorio, pensando al territorio di Castelvetrano, molto attivo, molto vicino, e ha ripescato e ha secondo me anche valorizzato uomini e donne, perché questo è un partito formato da uomini e donne, magari non esposte in prima persona, ma dietro i mariti, dietro i fidanzati, dietro i gruppi dirigenti, e le hanno sostenuti fino all'estremo a razzo, nel senso che hanno spinto i loro mariti a fare le battaglie perché si doveva provare a migliorare la società e quindi migliorare i propri figli. Nino Marino, con quale occhio è stato scritto questo libro? Con l'occhio del romantico, del militante comunista, appunto, dice Bercutrone, dice mi è ancora un segretario. Oppure con quello dello storico? No, con l'occhio o la disposizione mentale
del sentimento o della nostalgia. Io non sono nostalgico di quel che fu e di quel che assieme a tanti e tanti compagni ho potuto fare di giorno e di notte per decine di anni. Io rivendico la mia partecipazione a un grande moto di liberazione sociale. So che questo è finito e quindi ho, diciamo, l'animo quieto. Ok. Io, questa nostra provincia, la provincia di Trapani, è stata la provincia, e in parte ancora è, per quel che dirò, di Vincenzo Rimi, capomafia potente di Alcamo, di Turigio Zizzo, capomafia potente di Vita e di Salemi, dei cugini Salvo, da tutti conosciuti, di Francesco prima e Matteo dopo, Messina Denaro. Questa è stata la provincia. Noi, il nostro partito, lo schieramento che abbiamo saputo creare, è stato faccia a faccia a contendersi il feudo, il latifondo, non solo con la polizia di Scelba, non solo con la grande baronia agraria, ma con queste persone. Io ricordo prima Olindo in Goia e poi Michele Ligro, ci arrivo subito, e poi Dino Pisciotta, voglio dire, l'alfa e l'omega di una conduzione della CGL provinciale, i quali spesso mi parlavano: Nino, quando eravamo sul fondo e c'era Ciccio Messina, il padre, noi con queste due persone qua lottavamo. Quindi si è forgiata la forza di questo partito, si è forgiata nel vivo di questa lotta cruenta. Michele Licari portava con sé una difficoltà deambulare per una ferita grave che aveva avuto nel corso di una occupazione di un credo il feudo Campana, che sta vicino tra Castelvetrano e Campobello di Mazzara, in un assalto della polizia. Abbiamo avuto occasione di compendiare questo ricordo attorno alla figura di Michele, perché il Covid per ora lo ha impedito, ma la Camera del Lavoro di Campobello di Mazzara, tuttora ricordo ancora dove è la Camera del Lavoro, nella mitica Via Mare, sarà intitolata al ricordo di Michele Licari e, appena, ripeto, il Covid lo permetterà. Oggi abbiamo voluto anticipare la presentazione del libro, perché se no rischiava. Beh, non è un caso, ieri c'è stato un anniversario importante. Tra l'altro cade a ridosso di un anniversario importante, che è quello del centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano, il partito di Michele Licari. Chiudo soltanto questo, almeno questo. Io sono, da questo punto di vista, forse qualche cosa di romanticismo c'è. Io vedo nella storia del Partito Socialista, ma nel Partito Comunista Italiano in particolar modo e in forma più estesa, il volgere progressivo della storia. Personalità di estrazione popolana, prima ancora che popolare, che veniva dal lavoro subordinato, come ricordo, Nino Arvara, Michele Licari, Olindo in Goia, tanti e tanti, Dino Pisciotta, io, i quali vengono appunto da estrazione e da modi di vita e da orizzonti limitati, quali erano quelli delle classi popolari, e via via divennero dirigenti. Essere dirigenti, al di là del titolo di studio, significa avviarsi ad esercitare una funzione intellettuale. Il grande dirigente, sia pure di una piccola sezione, doveva capire il contesto nel quale, per capire doveva usare
la mente e l'intelligenza. La storia del Partito Comunista, della sinistra fino in Italia, sia a un certo punto, è stata appunto la storia di questo progredire di classi popolari a funzioni dirigenti generali. A proposito di storia, il collega Fabio Pace, che condivide insomma un po' anche nella gioventù i percorsi della vecchia Federazione Giovani Comunisti Italiani, di cui anch'io insomma facevo parte quando avevo i capelli con il codino, ha voluto raccontare un poco e commemorare, diciamo così, celebrare i 100 anni dalla nascita del Partito Comunista in Italia con questo servizio che adesso la regia vi fa ascoltare, e poi ci introduciamo nei meandri di questo bellissimo e interessantissimo libro. 21 gennaio 1921, una data che ha segnato la storia italiana e la storia dei movimenti operai e popolari nel nostro paese e in Europa. È la data della nascita del Partito Comunista d'Italia, per scissione dal Partito Socialista Italiano durante il 17° congresso che si tenne al Teatro Goldoni di Livorno. Una assemblea dai toni aspri, drammatici, tumultuosi, che vide contrapposte le anime della sinistra italiana, quella riformista, con solido riferimento in Filippo Turati, quella massimalista di Giacinto Menotti Serrati e quella rivoluzionaria animata da un gruppo di giovani dirigenti, Amedeo Bordiga, Antonio Gramsci e Umberto Terracini. Sintetizziamo per esigenze di tempo, ma il congresso vide il confronto, oltre alle tre grandi correnti, anche di due gruppi minori. Il congresso, che si svolse al termine dei disordini del cosiddetto Biennio Rosso, ebbe fin da subito un respiro internazionale proprio per le pressioni della Internazionale Comunista, cui il PSI aveva aderito, che intendeva espellere l'ala riformista dalle sue fila. La maggioranza del Partito Socialista, riformisti, massimalisti e altri gruppi organizzati rigettarono la richiesta del Comintern. I comunisti di Bordiga, Gramsci e Terracini e di altri importanti dirigenti abbandonarono i lavori e diedero vita al Partito Comunista d'Italia, rispondendo in qualche modo alla domanda di Lenin, che all'epoca, da oltre tre lustri, interrogava in tutta Europa socialisti e comunisti. Che fare? Il Partito Comunista d'Italia, messo al bando durante il fascismo, diverrà nel 1943 il Partito Comunista Italiano. Centrale il ruolo del PCI sia nel Comitato di Liberazione Nazionale sia nella lotta partigiana. Al PCI facevano capo le Brigate Garibaldi, le meglio armate e più attive nel contrasto al nazifascismo, costituirono il 60% delle formazioni partigiane. Il PCI ha segnato la storia italiana, il costume e la cultura, proponendo, pur dall'opposizione, una visione di società moderna e avanzata. Dal PCI, dalla sinistra italiana e progressista, nascono le grandi riforme che hanno cambiato l'Italia: lo statuto dei lavoratori, il nuovo diritto di famiglia, la legge sul divorzio, la legge sull'aborto. Il PCI si è progressivamente sganciato dall'immobilismo del comunismo sovietico e del blocco dei paesi comunisti di oltre Cortina, affermandosi con autonomia come il più grande partito comunista d'Occidente e segnando la strada di quello che fu chiamato eurocomunismo, che vide nella figura del segretario Enrico Berlinguer il massimo esponente. Nella storia, sia del Partito Comunista d'Italia, sia del Partito Comunista Italiano, non va mai dimenticato il ruolo del sindacato e della CGIL. Si può tranquillamente affermare che, in particolare nell'Italia del dopoguerra, il sindacato ha avuto per lunghi anni un elemento costante: il Partito Comunista Italiano. Sia chiaro, ciò non significa che non ci fossero contraddizioni tra PC e sindacato. Anzi, la storia di queste contraddizioni è ricca e istruttiva e talvolta obbliga a rivedere il partito come cinghia di trasmissione del sindacato. Tutti gli anni 70 vedono il PCI spesso a destra del sindacato, in particolare della Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici, il sindacato delle cosiddette tute blu. Ma, in ultima analisi, l'azione sindacale di classe poteva contare su un PCI che la sosteneva in sede politica. Filippo Cutrona, non do manco una domanda da fare, dico, vai con un commento autonomo. Complimenti a Fabio, davvero un bel servizio, e traccia sostanzialmente, o per meglio dire, a me fa ritornare ragazzino a quando, anche come dire in maniera molto più defilata,
ho vissuto questi cambiamenti che hanno accresciuto la mia personalità e mi hanno, come dire, fatto sposare un principio. Tra l'altro questo principio non poteva essere che questo, perché io provengo da una famiglia di contadini, ma da una famiglia fortemente schierata politicamente. Tra l'altro casa di mio padre era di fronte un ex sindaco del Partito Comunista, che è Giuseppe Lanza, che Nino, come dire, indica in maniera molto puntuale nel suo libro. Quindi un quartiere popolare, una famiglia di comunisti. I miei riferimenti erano quelli, io non potevo che... Tra l'altro non è che non potevo, io sposavo quei principi. Per me quelli erano, come dire, la opportunità che veniva data. Nino poco fa diceva la progressione, io dico l'ascensore sociale, no? Perché quell'ascensore sociale che negli anni 60, 70, 80 ha portato i figli degli operai, i figli dei contadini sostanzialmente, a diventare classe dirigente, non solo classe dirigente del Partito Comunista, ma classe dirigente di tutti i partiti e soprattutto degli enti, nelle scuole, negli ospedali, nelle università. Quell'ascensore sociale da qualche anno a questa parte ormai si è fermata, perché evidentemente non manca quel mordente necessario o quella voglia di cambiamento che tutti a parole rivendicano, ma che concretamente poi, come dire, nessuno mette in campo. Ora, quel partito era un grande partito perché aveva la capacità di pescare in mezzo al popolo, ma a guardare alla società per intero. Cioè non guardava solo alla, come dire, alla miglioria delle classi operaie, che comunque era il suo zoccolo duro, si usava a quel tempo dire, ma guardava al ceto medio per evitare di farli entrare in conflitto. E quella parte di società, il ceto medio, la parte operaia, è riuscita negli anni a condividere un pezzo di percorso, perché tutti trovavano uno spazio in quel percorso che ha, io credo, messo in sesto il paese subito dopo la guerra, e siamo, come dire, tutti, ha dato fiato al 68, valorizzando quello che è stato il 68 per la nostra società. Poco fa con Nino ragionavamo 68, 69, 70, sono anni cruciali per il nostro paese, dove comincia una rivoluzione anche da un punto di vista di affermazione di diritti. Quello è stato un partito che dei diritti, non guardando in faccia a nessuno, ne ha fatto capisaldi. Capisaldi, come dire, che oggi difficilmente la politica, il gruppo dirigente di questo nostro paese in senso lato, riuscirebbe a mettere in campo. Basta guardare quello che sta succedendo e che è successo in questi anni, riforme bocciate sistematicamente. Quel partito invece aveva una grande capacità, perché quelle erano riforme che servivano alla società, che servivano alle donne e agli uomini di questo paese per renderle libere. Perché chi poteva non aveva bisogno di riforme, chi non poteva aveva bisogno di riforme e di certezze. Valorizzare la sanità, pensare a una scuola pubblica di qualità, pensare ai diritti delle donne, diceva Nino, l'aborto, il divorzio. Cioè sono strumenti che erano patrimonio culturale. Io ricordo un ragazzino, partecipavo alle discussioni dentro le sezioni e vedevo i lavoratori, perché quel partito era formato sì dal diplomato o da qualche laureato, ma era soprattutto dal lavoratore che guardava la possibilità di riscattarsi e riscattare i propri figli e la propria vita, perché, come dire, confidava in un'idea che guardava oltre quello che si vedeva dentro. Questo libro riaccende la fiammella, insomma, in mesi, in mesi. E io Nino questo glielo riconosco e lo ringrazio pure. Tra l'altro io volevo spendere una parola su Michele Licari. Michele Licari, dopo aver compiuto le cose che ha detto Nino, viene a fare il segretario, cioè prima si dedica alla politica, costruisce insieme a tanti altri, a Pino Bono, a Nino Bono e a tanti altri, il partito a Campobello. Poi Michele Gaspare Panicola, Peppe Lanza, costruiscono il partito e costruiscono in quegli anni, siamo agli anni 60, sostanzialmente capisaldi per poi avere la progressione della società.
E però Michele, come dire, poi fa una scelta diversa, viene chiamato a svolgere un ruolo importante per il sindacato. Alla fine della carriera, siamo negli anni 88-89, noi abbiamo un problema interno al partito a Campobello, ma quel partito aveva anche una consapevolezza che riusciva a individuare i problemi che aveva all'interno ancora prima che ci arrivassero le forze dell'ordine e la magistratura. Tant'è che io da segretario di sezione, Nino da segretario di federazione, abbiamo, come dire, un momento di smarrimento perché un pezzo del nostro gruppo politico fa scelte diverse, nel senso che abbandona, perché noi avevamo posto dei paletti inderogabili per un partito che guardava la società in una maniera diversa di come lo guardava quel pezzo, e quindi noi ci proiettiamo di fronte a questo percorso e, come dire, dobbiamo pensare a riparare quello che ci stava sfuggendo di mano, e chiamiamo, da Trapani già Michele si occupava del sindacato, sì, dei pensionati, chiamiamo il compagno Michele Licari e gli chiediamo un sacrificio, perché Michele già era in età avanzata, sì, aveva avuto forse il secondo infarto, sì, e gli chiediamo un sacrificio, e quest'uomo di sacrifici, io credo, per il mondo del lavoro, per la società campobellese, permettetemi di dire, forse per la provincia di Trapani, ne ha fatti più di quanti forse oggi gli se ne riconoscono, e credo che forse questo libro gli riconosce solo un pezzo di quello che è stato Michele. Lo chiamiamo a dire: Michele, devi darci una mano, tu sei un figlio del popolo, sei una persona che ha relazioni, e diventa l'assessore alla nona. Nino lo dice in maniera molto chiara, su indicazione mia, di Peno Fazzuni, ma dei compagni di Campobello, perché anche là quello era un partito che sì, aveva il punto di riferimento nel segretario, come Nino dice, il segretario della federazione, il segretario della sezione, ma aveva i punti di riferimento nel rapporto che intratteneva con le persone, quando si andava in giro, quando si scendeva a prendere il caffè. E Michele ci dà una grande mano d'aiuto. Racconto questo perché arrivo poi alla fine, poi quella giunta, come dire, va all'esaurimento perché si va a votare, stringo. Michele Licari viene candidato. Io, è la mia prima esperienza di candidatura al Consiglio Comunale. La generosità di quest'uomo è quello che vi sto raccontando, che già solo questo, come dire, sarebbe da Oscar. Michele era uno che era popolarissimo, aveva centinaia di voti, no? Io ero il suo amico, l'avevo chiamato a venire a fare l'assessore, e durante la campagna elettorale dicevo: Michele, mi deve dare una mano d'aiuto, Michele mi deve dare una mano d'aiuto, perché tu lo sai, chi si candida è sempre in crisi perenne, non ha voti, non mi vota nessuno, sono giovane, tu sei un uomo d'esperienza. E Michele andava in giro e diceva: non votare per me, vota per Filippo Cugione. Ma come, Michele? Non votare per me, vota. Alla fine io sono il terzo eletto, Michele Licari non viene eletto. La generosità di quell'uomo, a cui io la riconoscenza gliel'ho già data quando sono diventato consigliere comunale, ma oggi lo voglio fare pubblicamente a lui e alla sua famiglia, perché evidentemente lui guardava più agli altri che a se stesso, e a me quel percorso mi ha fatto, come dire, aprire la porta di crescita. Uomini d'altri tempi, un partito e politica d'altri tempi. Sì. Io ho visto il bel servizio di Fabio Pace, conosciamo tutti la storia. 100 anni ieri. Se il partito comunista fosse rimasto, quello del 21 gennaio 1921, questo libro non sarebbe stato scritto, perché non ci sarebbe stato un Michele Licari. Mi spiego. Tutta la sinistra italiana nel 21, ma sin dalla sua fondazione, 92 a Palazzo Sivori, a Genova, il Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, eccetera, fu un partito essenzialmente operaio, compreso, ripeto, il partito di Turati, la classe operaia di Milano, il gruppo di Gramsci, Togliatti e Terracini, la classe operaia di Torino, la posizione di Bordiga, che era che era della rivoluzione oggi e subito, senza nessuna mediazione.
Lo stesso Terracini, che fu uno dei fondatori, Togliatti a Livorno non c'era, entrò nel Comitato Centrale tre anni dopo. Terracini, uno dei fondatori, a 23 anni, 20, 23 o 24 anni, figuratevi, dirigente dell'esecutivo della Terza Internazionale. Ma lo stesso Terracini, che poi nei decenni a venire dimostrerà tutta la sua capacità di gradualismo, nel 1923 viene redarguito da Lenin, niente di meno. E più de suplesse, camarade Terracini. Calma, perché anche lui era. Non c'era nella posizione di tutta la sinistra italiana il problema del Mezzogiorno. Ecco perché dico, se fosse rimasto quel partito, non ci sarebbe stato Michele Licari, no, ci sarebbe stato il libro, non saremmo qua, saremmo qua per altre cose. La vera fondazione del Partito Comunista che abbiamo conosciuto, del quale siamo vissuti, che abbiamo praticato, avviene nel 1926 al congresso clandestino di Lione, in Francia, nel quale Gramsci e Togliatti, nonché altri Terracini, Scocci Marro, ma Gramsci e Togliatti principalmente rompono con la tradizione breve, soltanto di 5 anni, barricadiera che vinse al congresso di Livorno su posizione di minoranza, ricordiamolo, e aprono alla questione dei contadini del Mezzogiorno e alla questione del Vaticano, per l'attenzione per il quale, per la questione religiosa, per la questione cattolica, sarà una costante da quel momento in poi, sarà una costante da Togliatti a Berlinguer. Il vero Partito Comunista nasce lì, il Partito Comunista che abbiamo conosciuto, aperto a tutte le pieghe della società. Le tesi di Lione, scritte da Gramsci e da Togliatti, rimangono un caposaldo teorico, ideologico e politico. Questo è il Partito Comunista che abbiamo, un partito aperto non solo alla classe, della classe operaia, faceva il punto di riferimento, ma che poneva il problema il problema strategico dell'alleanza con i contadini, il punto di riferimento il quale individuò, finisco, non lo faccio troppo lunga né troppo alta, nel quale, nella loro riflessione di Lione, Gramsci e Togliatti individuano, diciamo, il fallimento del risorgimento italiano, quello dell'Ottocento, proprio nel non avere posto la questione contadina e averla lasciata il punto di riferimento dei contadini della campagna era il parroco e quindi il Vaticano. Una delle tante contrapposizioni storiche, esatto, insomma, ideologiche anche, non so. Va bene, noi abbiamo fatto questo excursus storico, certamente, insomma, un po' romantico, però ci sta, sono pezzi di storia vera, non stiamo romanzando i due interlocutori, certamente. Abbiamo toccato un po' attraverso le parole di Filippo Cutrona cos'è stata la figura di Michele Licari, certamente provincia di Trapani, ma cos'era il Partito Comunista di allora, la classe dirigente di quel partito, non solo a Campobello di Mazzara, ma un po' in tutta la provincia di Trapani, con l'avvocato Nino Marino. Abbiamo appena finito, insomma, di fare un breve excursus sulle questioni nazionali, però di sto libro ancora non ne abbiamo parlato. E allora, intanto saluto e ringrazio il segretario provinciale della CGIL che ha dato mandato, proprio dopo un incontro qui avvenuto per caso a Telesud, a Nino Marino, di ricordare e scrivere nero su bianco le sue memorie e le sue ricerche, e quindi è nato questo libro in ricordo di Michele Licari, un libro, ripetiamolo, a disposizione di tutti quelli che lo vogliono. Sì. Come lo prendiamo? Basta venire in CGIL. Basta venire in CGIL e se volete il libro è vostro. Non è solo un libro per i comunisti, è un libro per chi vuole capire territorio. È un libro per chi vuole capire questo territorio. Saluto Filippo Cutrona, invito a sedersi il professore Salvatore Buongiorno, perché non sono solo comunisti quelli che adesso fanno questa trasmissione. Ci sono pure socialisti, ma addirittura io il libro ve lo faccio recensire da un ex sindaco di Trapani, democristiano, il professore Vincenzo Augugliaro. Vedete un poco dove vi sto facendo andare. La parola a Vincenzo Augugliaro. Il ricordo di Michele Licari, del caro Nino Marino, è un libretto che
ho letto quasi con avidità, perché nel fatto di essere piccolo diventa grande per ciò che riesce a darti su 40 anni di vita della Prima Repubblica, quella che termina alla fine degli anni Ottanta. Spazia anche oltre, prima e dopo, se è vero che ricorda ciò che ricordiamo tutti proprio oggi, il centenario della nascita del Partito Comunista, quindi spazia anche oltre, ma si sofferma soprattutto su quell'importante periodo della storia del nostro paese in cui accadono tante cose, tante luci, tante ombre, certo, le ombre del terrorismo, della mafia, degli intrecci, mafia, massoneria e quant'altro, ma anche le tantissime luci che portano alla trasformazione del nostro paese. Gli anni della ricostruzione, se vogliamo, furono quelli del dopoguerra, con De Gasperi e quanti altri. Poi ci furono gli anni importanti del decennio 60-70, in cui si parte dallo Statuto dei Lavoratori, pietra fondamentale nel passaggio da, come dice il buon Nino Marino, dal capitale al lavoro, attraverso uomini come Moro, Fanfani, Berlinguer, Ingrao, Nenni, Di Martino, Lombardi, Amalfa, personaggi di grande statura che dettero trasformazioni importanti al nostro paese. Anni in cui c'era la democrazia orizzontale, si lavorava per la democrazia orizzontale, come dice lui, contrariamente a quello che accadde dopo questi anni della Prima Repubblica, la verticalizzazione della politica, cosa che lui non condivide, e francamente non condivido nemmeno io, che ho svolto tanto del mio impegno sociale, politico, amministrativo, in quegli anni di democrazia partecipata orizzontale, in cui nascevano gli istituti scolastici, la sanità veniva gestita attraverso elezioni di rappresentanti del popolo, oggi ci sono i manager, oggi ci sono i sindaci, che per carità svolgono un ruolo importante, ma svuotano un poco il valore, il significato che hanno i consessi civici eletti direttamente dal popolo. Li svuotano in termini di competenze reali, di partecipazione concreta alle decisioni. Non lo so fino a che punto possa essere considerato un fatto positivo. E Nino Marino, nel ricordo di Michele Licari, attraversa tutto quello che poi fu il periodo in cui Michele Licari svolse la sua importante azione, la sua importante funzione, un uomo, come ricorda lui, che fu uno dei pochi, forse soltanto lui, insieme a Olimpio Ingoglio, appunto contemporaneamente segretario provinciale del Partito Comunista, segretario della federazione del Partito Comunista, ma anche segretario del sindacato, di quei sindacati che ebbero un ruolo importante in questa nostra Prima Repubblica, nell'affermazione di diritti allo Statuto dei Lavoratori e a quant'altro, con uomini come Lama, Trentin, Carniti, Macario per la CISL, Lama, Trentin per la CGIL, Benvenuto, Vanni per la UIL, tutti personaggi che io ricordo perché appartengono un pochino a quella che è stata la mia esperienza diretta nell'impegno politico, partito dal basso, partito per quello che mi riguarda direttamente dalla partecipazione al sindacato della scuola, ai distretti scolastici. Ricordo le grandi e belle battaglie in questi elementi di novità di questa democrazia partecipativa che svolgeva e svolse un ruolo importante per l'affermazione di diritti come le 150 ore per i lavoratori nelle scuole, battaglie sul divorzio.
quante grandi affermazioni. Poi il Bonnino Marino ci dà, come se non bastasse, un quadro esaustivo anche di tutto quello che accadde di oscuro nel nostro paese, ma in particolare nella nostra provincia, partendo e centrando la sua attenzione in quel di Campobello, che questo sì, un po' mi era noto, ma lo apprendo ancora di più attraverso la lettura di quello che lui ci propone, un centro importante dal punto di vista politico, sindacale, ma anche degli accadimenti, degli avvenimenti, perché lui richiama la storia di Gelli, di Rostagno, dei grandi uomini della mafia, il Natale Lala, il Maria Nagata, che vengono incontrati da Gelli e che portano poi al coinvolgimento consapevole in parte inconsapevole di Mauro Rostagno che viene ucciso insieme a Lala, guarda caso, probabilmente da Agate, e in tutto questo vengono fuori le cose di Giosuè Fioravanti, della Francesca Mambro, che stagionano nei pressi di Campobello, prima che venga ucciso Piersanti Mattarella, e la signora Chiazzese che riconosce Giosuè Fioravanti, ma non viene creduta, anzi viene osteggiata, e c'è un ruolo di un famoso poliziotto, va bene, tutto questo ci rappresenta Marino, come dire, ricordando questa grande figura di Michele Licari, ma attraverso un excursus storico estremamente importante, che per me è stata fonte di apprendimento di tante cose che in parte sapevo, ma in parte non avevo chiare, per questo ringrazio Nino Marino. In realtà sono io che ringrazio il professore Vincenzo Augliaro, ex sindaco di Trapani, per il suo prezioso intervento e per la recensione di questo libro. In questi ultimi 15 minuti di trasmissione ho la fortuna, l'onore di avere in studio due figure storiche. Uno era già presente prima, cioè l'avvocato Nino Marino, a cui si aggiunge il professore Salvatore Buongiorno. Tutti e due sono gli ultimi due segretari di due grandi partiti. L'ultimo segretario provinciale del Partito Comunista, Nino Marino, l'ultimo segretario provinciale del Partito Socialista, Salvatore Buongiorno. Io credo che anche attraverso l'analisi di Augliaro, che rappresenta appunto la Democrazia Cristiana di quei tempi, quando andiamo ad analizzare, a parlare di figure importanti, di ideologie, di passione vera e propria, non ci sono contrapposizioni. La figura di Michele Licari viene da tutti i partiti, evidentemente riconosciuta come una figura pura, insomma, del politico a cui bisognava dare rispetto, a prescindere poi dal pensiero diverso, insomma, dalla ideologia diversa. Condivide, Salvatore, buongiorno? Sì, condivido assolutamente. Ho letto questo bel libro di Nino Marino, che è solito, sulla figura di Michele Licari. Devo dirti che Michele Licari, che io personalmente ho conosciuto, a cui sono stato legato da amicizia e da affettuosità, l'uomo era generoso. Era un uomo del popolo, un uomo che guardava il popolo, ma soprattutto era l'uomo dell'unità. Quando parliamo di Michele Licari, per i rapporti, per le cose che faceva, per le lotte che portava avanti, anche per la liberalità all'interno del movimento sindacale. Dopo di lui ci furono socialisti, per esempio, ci fu Sanguedolce e altri. Un uomo di unità tra socialisti e comunisti. Michele rappresentava per certi aspetti la sintesi di una sinistra che aveva una visione, che voleva modificare questo nostro territorio, che si batteva per quelle che erano le alleanze tra umili, gli operai, i contadini.
un uomo che sentiva fortemente il peso dell'affrancamento, così come si sentiva nel PC e nel PC, una democrazia di base che si muoveva a prescindere da quelli che potevano essere le indicazioni di tipo regionale o di tipo nazionale di questi nostri partiti. E dunque quando Nino Marino scrive su Michele Licari, scrive di una grande storia, scrive di una bella storia, la storia di due partiti che in un modo o nell'altro, anche con le contrapposizioni, anche con le divisioni, hanno, credo, reso migliore per il tempo questa nostra provincia. Adesso questi due partiti per certi aspetti sono scomparsi, il mercato delle vacche regna sovrano purtroppo in questo Parlamento in cui non ci sono più sostanzialmente, non dico ideologie, ma non c'è neanche più la capacità di essere puntuale con se stessi. Tutto è scaduto e dunque tutto questo non può apportare né migliorie per la nostra nazione, né migliorie soprattutto per quelli che stanno peggio in questo nostro territorio, e cioè gli umili. Io vedo che oggi se c'è una crisi all'interno della politica e anche della sinistra è la scissione con la gente, il non parlare con la gente e il non battersi più per quelli che sono davvero i bisogni, ma non i bisogni di classe, perché il problema è superato, i bisogni di tanti, non di una sola classe, i professionisti che non vivono, i problemi dell'oggi, di quelli dei commercianti, degli artigiani, non soltanto dei contadini, perfettamente le partite IVA. Allora il punto qual è? Il problema è il riscatto di questa gente che non può morire di fame e non può vedere avvelenato il futuro dei propri figli. Nino Marino, Campobello di Mazara, fulcro di tante cose nella nostra provincia, in quei tempi certamente, non solo per quanto riguarda la politica, ma anche centro di aggregazione, quantomeno si guardava o comunque confluivano anche determinati altri poteri, sì. Raccontati, accennati, ma sì. Resi comprensibili in questo libro. La forza del partito Campobello di Mazara, e meglio si capisce, meglio ho cercato di spiegarla in questi ricordi scritti, in relazione a due elementi fra di loro contraddittori, ovviamente, ed in contrasto: città di grande mafia e massoneria. Città di grande mafia e massoneria. Faccio alcuni esempi della latitanza di Giusva Fioravanti a Tre Fontane, a due giorni prima dell'uccisione di Piersanti Mattarella, altri elementi. Dall'altra, una unità del Partito Comunista Italiano, che fece le giunte quando diverse volte amministrò il comune, credo per due terzi di tutta la storia repubblicana, amministrò il comune con i cinque sindaci che citano il libro, fra i quali quell'Anza che diceva Filippo Cotrono, con il Partito Socialista Italiano. Con il Partito Socialista Italiano. C'era Watto, Lentini, grande esponente del professore Gentile. Professore Gentile, sì, sempre con il coso. La forza del Partito Comunista a Campobello nasce da quelle che io nel sottotitolo del libro chiamo Tracce di socialismo a Campobello di Mazara, cioè la strutturazione delle esigenze popolari e dei piccoli ceti medi, piccolissimi artigiani, piccoli commercianti, eccetera, attorno alle strutture cooperativistiche. Cioè elementi di socialismo, di socializzazione. Attraverso le strutture cooperativistiche praticamente difendeva dal mercato, altrimenti libero, e quando il mercato è libero prevalgono quelli economicamente più forti, e non solo i tradizionali settori cooperativistici del vino, dell'olio, ma di consumo,
ma si può financo a costruire una banca cooperativa, una banca cooperativa, cioè mettendo quindi sotto la tutela e al riparo delle ingiustizie, appunto, come dicevo, del mercato, tutta una serie di ceti. Questa fu la forza delle... E questo in fondo, a ben vedere, sarebbe stato, se si fosse continuato, se non ci fosse stato quello che è successo, l'uccisione di Moro, non l'allungo, non devio, anche se si tratta di cose importantissime che segnano una cesura e una rottura nella storia repubblicana, questo era l'elemento, l'introduzione di tracce di socialismo nella società italiana. Questo io ricordo l'ecocanone, sì, per esempio, cioè la tutela, l'ecocanone, e provvedimenti anche le 150 ore per i lavoratori, 150 ore serali per i lavoratori per studiare, tante, oltre le grandi conquiste civili, il divorzio, l'aborto, lo statuto dei lavoratori, il diritto di famiglia, le grandi conquiste civili che interessavano più che altro i ceti medi, ma le grandi riforme, sino appunto all'uccisione di Moro, che tutelarono la capacità di reddito e la capacità di spesa delle classi popolari e financo dei ceti medi. Questo è stato il quadro complessivo della Prima Repubblica. Non è un caso, no, che oggi ci troviamo io e Filippo Cutrona da una parte politica, Salvatore Bongiorno dalla, diciamo, convergente altra strada politica, Vincenzo Cugliaro, Democrazia Cristiana. Le tre grandi forze democratiche e popolari che hanno costruito e realizzato la prima Repubblica. Questa è stata la storia della... A Campobello, certo, con l'eccezione dei democristiani, a Campobello la leadership, 5 sindaci, ripeto, certo, Asparo, Panicola, Fazzuni, 5 volte, 5 sindaci per oltre 30 anni, eccetera. Socialista pure. Gentile è stato un sindaco, sì, socialista. Poi un altro professore, non mi ricordo adesso il nome. Indelicato. Delicato. Indelicato. È morto? Sì, è morto, sì. Chi lo dovrebbe leggere questo libro e perché? Chi lo dovrebbe leggere questo libro e perché? Intanto dovrebbero leggere i giovani. Perché leggendo questo libro si percepisce sostanzialmente la dimensione del vivere attraverso processi di conoscenza culturali, senza essere annebbiati dal linguaggio stardandizzato di Facebook, eccetera. È un libro che non ci riporta indietro, e questo è un libro, devo dirti, che ci riporta in avanti. In che meglio senso? Mi spiego. Se oggi noi non introduciamo elementi dopo questa maledetta pandemia, e con un governo che possibilmente guarda alle esigenze della nazione, al bene comune, anziché governo e partiti guardare al proprio particolare, perché in questo momento chi vive di particolare muore. Chi pensa di poter rinviare le questioni perché si guadagna in un modo andando a votare o non andando a votare, sbaglia, perché sostanzialmente fa un male a se stessi. Il tempo sostanzialmente finirà con l'essere galantuomo e soprattutto alle nuove generazioni. Oggi c'è bisogno di elementi di socialismo. Oggi c'è bisogno di i processi di cooperazione, di solidarietà, altrimenti noi non ce ne usciamo. Non è possibile abbandonare il mondo, non è l'Europa, se vogliamo costruire l'Europa, a prescindere dal se è federativa, confederativa, la visione di un'Europa deve essere la visione dei popoli. Non può essere la visione delle lobby, delle banche, del grande liberismo. Purtroppo questa è una globalizzazione che sostanzialmente fa arricchire i più ricchi e impoverisce i più poveri. Tanto è vero che l'abbiamo davanti a tutti. Il problema qual è?
problema è che la socialdemocrazia, il riformismo socialista, e dico di più, il riformismo cattolico, che è presente non solo in Italia, ma anche in Europa, per certe, in alcune nazioni europee, non è riuscito a cogliere sostanzialmente la dimensione negativa della globalizzazione. Per certi aspetti, dal belcionismo in poi, devo dirti, ci si è legati a processi, a dimensioni che non sono nella nostra storia. Cioè si è dato al mercato tutta la possibilità di agire. E tutto questo ha creato ancora uno scempio sociale, una disarticolazione delle, chiamiamolo, delle classi sociali, con i risultati davanti a tutti, a prescindere dalla pandemia, cioè la corsa folle verso un consumismo che metteva da parte la dimensione della costituzione della persona, della cultura, avrebbe creato nel tempo disastri. La pandemia ha accelerato questo processo, ma noi non possiamo uscire da questa pandemia sanitaria e dunque anche economica, pensando di intervenire attraverso le regole degli ultimi 20 anni, di quella che noi chiamiamo impropriamente le regole della Seconda Repubblica, che sono le regole dell'apparenza, non di ciò che è, che sono le regole che lasciano sostanzialmente ai margini coloro che in qualche modo hanno il diritto di vivere, e non solo all'interno dei processi nazionali, ma anche guardando quelle che sono le realtà di questo nostro Mediterraneo. Noi non possiamo mettere un muro in questo mare e ignorare che le condizioni di certi popoli sono legati anche alla nostra storia, dunque elementi di socializzazione, che è esattamente l'opposto di quello che si è fatto. Io, vedi, ringrazio Nino Marino e ringrazio Filippo Cogiolo, amico mio, compagno, amico, e io dico compagno nel senso che tra di noi non c'è stata mai, nelle cose da fare o nelle cose da realizzare, la divisione: tu sei socialista e tu sei comunista. Assolutamente non c'è, ma forse apparteniamo alla vecchia scuola, non lo so. Forse apparteniamo ad un tempo che non c'è più, ma è un tempo che bisogna rinnovare, altrimenti ci troviamo costretti a votare o a scegliere sempre il meno peggio, a scegliere sempre di fare qualcosa non per qualcosa. Quando possiamo scegliere, tra l'altro? Quando possiamo scegliere? Non per qualcosa, ma contro qualcuno. Non è possibile ritenere che si debba scegliere perché contro qualcuno. Bisogna invece, in modo autocritico, dirci chiaramente perché noi siamo arrivati, la sinistra è arrivata in una condizione da dover traccheggiare tra trasformismi che non portano a niente. Ecco. Beh, come diceva il mercato delle vacche, obiettivamente. Dobbiamo chiudere. Come chiudiamo? Sì, chiudo riprendendo Salvatore Buongiorno. Tu dicevi chi deve leggere il libro. Salvatore Buongiorno ce lo devono leggere i giovani. Il che significa organizzare i luoghi e i modi perché i giovani possano leggerlo. Io sono convinto di questo. Voglio ricordare, perché i giovani sono avidi di sapere, sì. Certo, se nessuno gliele dice le cose, certo. La verità, certo. Si estingue all'inizio. 2011, 150° anniversario della Unità d'Italia. L'amicizia e la simpatia di Salvatore Buongiorno assieme a quella di Franca Valenti, sì. Salvatore, docente all'Istituto Scientifico. Tutti Pacecoti, tra l'altro. Franca Valenti. Pure Pacecoti, Franca Valenti. Sì, sì. Franca Valenti, Taranto. Moglie di Lele Taranto. Franca Valenti, preside dello Scientifico e del Classico, mi invitano a tenere una conferenza sui 150 anni alle loro scolaresche, al cinema Ariston. Avete presente, io ho parlato in Corte di Cassazione, in Corte d'Assise. Una volta ebbi la fortuna, l'occasione, la fortuna per me,
di fare una relazione sulla provincia di Trapani dinanzi all'intervento a Enrico Berlinguer. Beh, ovviamente ho emozionato con Berlinguer, emozionato in Cassazione, emozionato in Corte d'Assise. Più che emozionato, ero spaventato di partecipare a questa assemblea di giovani al cinema Aristotle, perché questi chi si pigliano a fischi e quelle cose là, che non mi ricordo come, benissimo, tra l'altro. Non mi ricordo come si dico. Feci la mia, prima introdusse Salvatore, feci la mia relazione, vi dico le richieste, durò altre 2 ore quell'assemblea di giovani. Le richieste, gli chiarimenti, di sapere di questo fatto. I giovani sono avidi di sapere, purché ci sia qualcuno, un luogo che organizzi i modi e dobbiamo chiedere a Filippo Guzzano di sobbarcarsi anche di organizzare un luogo oltre la sede della CGIL dove poter avere questi incontri. Sì, lui è di là, però si sta ascoltando. Ci si può pensare, perché io sono... Ho avuto quella esperienza là, vi dico, quando uscì da casa dicendo a mia moglie quello che succederà, tornai, sono avidi di sapere, se qualcuno glielo dice le cose. Grazie. Grazie a voi per questa bellissima, mi verrebbe da chiamarla Lectio Magistralis, certamente, che imperniata, incentrata su un pezzo di storia della nostra provincia di Trapani, ma è anche una lezione di passione per la politica, per il vivere le questioni dell'economia, dei territori con la speranza, battagliando e combattendo. È la storia di Michele Ligari, questo libro, ma non solo, è la storia di una provincia che era riuscita a rialzare la testa, ad alzare la testa, a farsi rispettare nel senso buono della frase, e che purtroppo, forse, è ritornata ad essere in un certo senso anonima. Bisogna tornare a combattere in qualche maniera, sì. E mancano i Michele Ligari. Grazie al professore Salvatore Bongiorno per questa seconda parte. Grazie. Di Respubblica. Grazie invece, abbiamo avuto dall'inizio fino alla fine, a cui materialmente ha scritto su richiesta, diciamo così, su cortesia, richiesta appunto dalla CGIL, il libro in ricordo di Michele Ligari. Ve l'ha detto prima Cutrona. Se siete avidi di capire da dove veniamo, basta andare alla CGIL e richiedere il libro e lo troverete. Grazie all'avvocato Nino Marino. Questa è stata Res Publica. Arrivederci.